Sono stati condannati a 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena i due fratelli vittoriesi, gli imprenditori agricoli Valentini e Angelo Busacca. Il GUP, Claudio Maggioni, ha pronunciato infatti la sentenza al processo che è celebrato con rito abbreviato. Il rappresentante della pubblica accusa, pubblico ministero Marco Rota, aveva chiesto la condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre il difensore Maurizio Catolano aveva chiesto l'assoluzione dei suoi assistiti o, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante anche per l'atteggiamento collaborativo che i due clienti avevano mantenuto nel corso dell'iter processuale. I due imprenditori agricoli dovevano rispondere, come noto, di sfruttamento alla manodopera e l'accusa era maturata a seguito di un blitz nella loro azienda agricola del Vittoriese, messa in atto dalla squadra mobile in collaborazione col commissariato locale e gli ispettori dell'ASP di Ragusa. I due fratelli, che erano stati posti ai domiciliari dopo l'arresto, in base alla nuova legge sul caporalato, erano stati scarcerati l'8 luglio scorso con provvedimento assunto dal giudice Giampiccolo, che accolse la richiesta del difensore dei fratelli. Durante il blitz, come è noto, erano stati trovati 26 lavoratori, di cui 19 richiedenti asilo, in condizioni igieniche di lavoro che gli inquirenti avevano definito assolutamente degradanti.